Ciao, buongiorno a tutti. Oggi impariamo a fare dei segnabicchieri fatti solo con delle perline, come questo, fatti solo con delle perline e del filo di metallo. Io ho usato l'acciaio, potete usare anche l'alluminio. Eccolo qua, un esempio. Sembrano orecchini, ma in realtà sono dei segnabicchieri, proprio per riconoscerli, sia perché possiamo mettere un ciondolino diverso per ognuno, sia con il colore delle perline. Allora andiamo a vedere come si fanno. Ci serve del filo di metallo, va bene qualsiasi filo. Io ho usato l'acciaio, però potete usare l'alluminio ad esempio, magari un po' più spesso ovviamente perché l'alluminio è molto morbido. Ci serve un qualcosa di tubolare per arrotolare il filo, e della misura giusta. Io ho usato questo pennarello. E le pinze con le punte tonde e il tronchese, e poi ovviamente delle perline da mettere come decorazione e per riconoscere i bicchieri. Allora, prima di tutto tagliamo un pezzettino di filo e lo arrotoliamo sul nostro pennarello o un altro oggetto tubolare più o meno di questa misura, che quindi sia un po' più grande dello stelo dei bicchieri. Ecco qua, l'avevo già fatto qui. Poi tagliamo per ogni segna bicchiere una ansa della nostra spirale un pochino più lunga, così. E il resto lo mettiamo da parte per fare poi altri segnabicchieri. Quando abbiamo questo nostro pezzo anellino di metallo, iniziamo a scegliere le perline. Io adesso metto il rosa come colore e come ciondolino un campanellino. Poi metto, sarebbe anche sufficiente così, poi metto altre due di metallo, e allora una di metallo, una colorata, il ciondolino, di nuovo una colorata, e l'ultima di metallo. Ovviamente l'ordine è quello che preferite, non ha importanza. Eccole qua. Poi prendo la pinza con le punte tonde e da una parte devo fare un anellino piccolino in questo senso. Allora, in questo senso qui, ecco, così. Ops. E dall'altra parte invece devo fare, come abbiamo visto anche qua, un beccuccio per poterlo chiudere. E quindi mi basta girare il filo. Se poi è troppo, eventualmente ne taglio un pezzettino. Lungo, ed ecco qua, in questo modo posso infilare dentro poi basta modellarlo un pochettino in modo che sia bene. Ecco qua, e poi non mi resta che infilarlo nello stelo del bicchiere in questo modo qua e chiuderlo. Così ogni bicchiere ha il suo segnalino e non sbagliamo più quando ci sono degli invitati alle feste. Carino, vero? Ciao, alla prossima!